Oggi è una data storica perché il Football Club Marsala, grazie all'acquisizione del titolo del Mazara 46, fa il salto di categoria e tornerà a chiamarsi Marsala 1912. Ai nostri microfoni il vicepresidente del sodalizio azzurro, Leonardo Curatolo. Sì, oggi da oggi alle ore 17 il Massala è ufficialmente il Massala 912. Abbiamo due notizie, una è che il Massala ha cambiato nome, è il Massala, nome, il Massala Calcio, è il Massala 1912, che è, la seconda notizia è che il Massala giocherà nel campionato di eccellenza. Giocherà nel campionato di eccellenza perché abbiamo acquisito dai nostri cugini mazzaresi. Abbiamo acquisito il loro titolo, li ringraziamo per questo e sono veramente contento di comunicarvi questa notizia. Se pensiamo che un anno fa di questi tempi il Marsala era in prima categoria e adesso si trova in eccellenza, questo vuol dire che la società ha lavorato veramente bene, con parsimonia, ma anche con tanta competenza, e adesso, militando nel massimo campionato regionale di calcio, si aprono prospettive diverse e un futuro, immaginiamo, molto più affascinante per una città che merita sicuramente palcoscenici diversi. Allora, il nostro obiettivo del presidente Sardone e il mio è portare innanzitutto concretezza, serietà a una società seria e importante, che è una società che ha una storia immensa, che si chiama Marsala. Questo è il nostro obiettivo, penso che ci stiamo riuscendo, e non diciamo parole a destra, faremo, con i fatti. Non la notizia che si parlava da tanti giorni, dell'acquisto del titolo di eccellenza circolava nell'aria, però noi fino all'ultimo, fino a quando non si sono state le firme sul tavolo, come si dice, non abbiamo detto niente. Come società siamo veramente, veramente orgogliosi di quello che stiamo facendo per il Marsala, per la città di Marsala.